oggi soddisfo la richiesta di una ragazza che ci segue su Facebook e mi ha richiesto un trucco per sabato sera. E deve andare ad un compleanno di 18 anni e quindi, essendo che indosserà un vestito bianco e nero, mi chiedeva che make-up potevo utilizzare. Questa volta, perché avevo già fatto un'altra richiesta per lei, mi ha detto che potevo osare un pochino di più e quindi sono andata a fare questo smokey, dando poi qualche sfumatura sul marrone, giusto appunto per non fare questo stacco troppo netto e forte tra il nero e il panna che poi ho utilizzato sulla palpebra fissa, che quasi comunque non si nota. E ho dato alcuni punti luce con un panna sempre molto pearlescente, come dico io. Questa qui è la seconda volta che giro questo video, perché il primo, beh, mi si è bloccato il PC e non si è salvato nulla. Infatti adesso ho messo anche play sulla videocamera per sicurezza. Niente, insomma, guardate il tutorial se pensate vi possa interessare. Tra le foto trovate sia foto di oggi che di ieri, che è la prima volta, insomma, che ho fatto il video. E niente, vi lascio il video. Bene ragazze, come vi ho già detto, questa è la seconda volta che faccio questo video, il che significa che avrò sicuramente dei déjà vu, ma va bene. Quindi spero che non mi dimenticherò nulla. E cominciamo. Allora, ho già fatto la mia base mettendo fondotinta, correttore e cipria per fissare il tutto. Ho già messo anche la base sui miei occhi e adesso vado a mettere un'ulteriore base soltanto sulla palpebra mobile, un matito con un matitone nero, un cajal. Così, perché altrimenti non ci vedo. Lo mettiamo in modo disordinato come sempre. Ormai sarete abituate. Così. Lo sfumo con i polpastrelli, delicatamente, non portandolo troppo in alto, mi raccomando. In questo modo. Intanto con il mio dito zozzo andiamo a mettere un highlight, utilizziamo un semplicissimo bianco matto, quindi va bene uno qualunque, e vado a prendere un pennello come questo qui, che è quello di Essence, per sfumare, insomma, in modo da distribuire già sin da adesso bene bene il colore, e lo andiamo a mettere sulla palpebra fissa, proprio sotto l'arcata sopraccigliare, insomma, e riempiamo, insomma, tutta la parte che al momento vedete vuota. Quindi andiamo anche qua verso l'interno. Vado a prendere un pennellino da ombretto piatto un ombretto nero, che più nero non si può. Matte, ovviamente. Oh, lo vedete? Lo vedete? Lo vedete? Quello che sto usando io è di una marca che trovo
nella mia città, che è una marca molto economica ma fa dei prodotti veramente buoni, io li acquisto spesso, che si chiama Luna. Si legge, sì. E questo qua è semplicemente nero, si chiama, non c'è scritto altro. E gli ombretti sono veramente fantastici perché hanno una scrivenza impressionante e il nero è veramente, veramente scuro. E pensate che un ombrettino così, vedete, comparato sulla mia mano quanto è grande, e un mono costa 1 euro. E ovviamente trovate proprio di tutto di questa marca e insomma, i prezzi non vanno oltre i 4-5 Come avete visto, perché non l'ho detto, ho lasciato l'angolo interno vuoto. Comunque un altro nero bello scuro come questo qui che posso consigliarvi è il nero di Kiko. Non ricordo il numero in questo istante, ma è un nero veramente eccezionale perché è proprio scuro e scrivente come questo qui. Cioè questo qui pensate che io non mi posso rischiare di andare là a far così col pennello, lo vado proprio a poggiare in questo modo e applico il colore perché ha una scrivenza, ripeto, impressionante. E poi se ne prendiamo troppo tutto in una volta, combiniamo guai. Adesso comincio a portare il colore anche nella palpebra inferiore. Vado sempre a raggiungere più o meno questo punto, lasciando l'angolo interno libero. Vado a prendere questo duo di Avon della linea Color Trend e questo qui è Hot Chocolate ed è un duo con un panna, un marrone, non so se si vede, ma sono di colori molto pearlescenti, hanno dei riflessi bellissimi. E io con il pennellino a penna di Essence vado a prendere il marrone e lo vado ad applicare nella piega dell'occhio, sempre cercando di non salire troppo, quindi nel punto proprio in cui il nero si incontra con il bianco di prima. E ci serve proprio per sfumare e creare uno stacco non troppo netto. Mi scuso anche per la luce, ma le giornate non sono bellissime in questi giorni qui. Anzi, oggi c'è un po' di sole. E allora, adesso torno a prendere il panna. Vado a riprendere, insomma, il colore. Diciamo che questo è un make-up anche abbastanza veloce, quindi potrebbe anche essere un make-up salva serata. Poi vado a prendere un pennellino piccolo come questo, anzi no, prima andiamo a delineare la nostra rima interna dell'occhio, sia inferiore che superiore, con una matita nera, cagiaio. Non siate troppo precisi, se va fuori non succede niente, anzi meglio, dobbiamo andare a sfumare. Vogliamo proprio questo effetto sbavato che alla fine è anche un po' sexy. Sta arrivando Pia, me lo sento già camminare fuori dalla porta. Lei
Riconosco pure i suoi passi, vedete l'amore. Infatti è vero, sta aprendo la porta. Pia! Stavo proprio dicendo che l'amore è troppo grande, riconosco pure i tuoi passi, avevo capito che stavi arrivando già dalla strada. Hai visto che mi scambio? Ho comprato i paninazzi. Brava. Così Ogni tanto fai una cosa buona. almeno questa volta non dobbiamo stare a vedere quelle là che si vendono nel panino e C'è una quella. sull'autobus la volta scorsa che aveva un panino grosso così, erano le 3, noi dovevamo stare sull'autobus sino alle 5, 5 e mezza circa, noi non avevamo fatto nemmeno colazione, quella aveva un panino così. Allora, con il panino piccolo di cui vi parlavo prima, andiamo a prendere sempre il famoso nero matte, lo andiamo a passare sotto. Fissiamo anche la matita, sempre con l'ombretto nero, tamponandola nell'arrimo interno dell'occhio. Dal duo di Avon di prima vado a prendere il panna, sì, il panna qua. E lo prendo con un pennellino, con quale pennellino? Che non mi sono rimasti più pennellini puliti. Allora, vado a prendere con una spugnettina, semplicemente, il panna. Vado a mettere anche un pochettino qui, proprio la parte più alta delle mie sopracciglia. Le spugnette per fare queste cosine sono perfette. Ogni tanto servono a qualcosa. Adesso vado a prendere un pennellino piccolino, come questo qui, che è già tutto sporco, e vado a ad utilizzare se si apre, certo lo volevo aprire dalla chiusura, non si sarebbe mai aperto. Comunque qua si è cancellata completamente la scritta, ma penso che lo conosciate già guardandolo così. È il bronzing powder di Essence, questo è il numero 02 Sunlight Mix. Io insomma nelle stagioni più fredde lo utilizzo volentieri come una terra, perché insomma ha una colorazione giusta che si abbina insomma al mio viso per poterlo utilizzare come una terra. Vado a prendere ovviamente la parte più scura tralasciando l'highlight. E vado a formare una T. Adesso sulle labbra vado a mettere un rossetto. Allora, nelle foto che avete visto, quindi qua la prima volta che ho girato il video, ho utilizzato un matitone sul rosa e poi ho messo sul fucsia, anzi scusate, e ho messo un lucidalabbra poi sopra un rosa chiaro per dare un po' di lucidità. Stavolta invece voglio utilizzare questo qui che mi sa, vedete, rosso, ma non è proprio rosso. Meglio guardarlo direttamente sulle mie labbra. Diciamo che così è un po' più da serata, ma magari per la ragazza che me l'ha richiesto va meglio l'altro colore che vedete nelle foto. Un lucidalabbra, ce lo metto lo stesso, questo qui è del Christian Lay, e vado a prendere la parte rossa, questa qui. Allora, ho dimenticato due cose importantissime e mi chiedo come posso aver fatto a dimenticarle, però purtroppo, ripeto, siccome è la seconda volta che lo faccio,
mi è venuto naturale, quindi anche se gli occhi già sono abbastanza intensi, noi vogliamo ancora intensificare di più lo sguardo, perché non ci basta mai, vado a prendere l'eyeliner, ne uso uno liquido di questo tipo, e vado a fare una linea veramente sottile all'attaccatura delle ciglia. Ovviamente mascara, io uso sempre quello di Avon della linea, sempre la solita Color Trend Plump Out, e lo vado a mettere abbondantemente sulle ciglia superiori e inferiori. Sto ciuffo. Non piangere. Bene ragazzi, questa volta ho veramente terminato. E sì, la luce mi abbandona sempre di più perché le nuvole hanno deciso di nascondere il sole. Ragazzi, allora ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!